divertente quando non ti snodano il microfono. Oh, che bello questo effetto Lochness, così non vi vedo. Oh, iniziamo col fumo. Oh, signori e signore, sono lieto di vedervi qui per questo spettacolo notturno in tacco. Vedo delle facce nuove. Non è vero, non vi vedo assolutamente. Benvenuti. Vedo delle facce vecchie. Non insisterò sul fatto che siete dei sadomasochisti. Se avete pagato a me tutto bene. E basta questo fumo, era solo per salire. Mi hanno detto che questo sarà uno spettacolo di stile, di classe. Mi hanno imposto di vestirmi elegante. Il primo numero è un numero a sorpresa, è un numero nuovo. Sulla scaletta ho dei punti interrogativi, giuro. Quindi non sto qui ad annoiarvi troppo. Dato che il maggio è il mese delle rose e come tutti i fiori le rose necessitano di concime, invito la baronessina e la marchesa sul palco. Baronessina, marchesa. Che bello, sono qui tra Ken Terzetà e Barbie Regina di Stamina. Siete emozionati prima gli anziani? Sì, sì. Tu? Cosa? Sì, vado. E questo già mi rende, non è preparato sta cosa. Possiamo chiedere qualsiasi cosa. Il tuo nome? La baronessa. Che bello. 8x8? 64. Ce l'ha fatta. Conferma, si conferma la marchesa, io mi fido. Dicevo al pubblico, io ho dei punti interrogativi nel primo numero, no? Sì, è una sorpresa. Sì, però io devo presentare. No, non un titolo, non si dice un pezzo pieno di significato, una sorpresa, insomma, metafore. Beh, è molto profondo. È vero, profondissimo. Se lei dice che è profondo, probabilmente è il testo del Topolino. Sì, è una canzone. Certo. Sì. E quindi canti tu? Sì. Ma dovrò dire qualcosa a questi poveri disperati? Cioè, parte dei soldi lo danno anche a me. Di che c'è un pezzo denso di significato. C'è un pezzo gelatina. signore e signore, no, dovrei andare in camerino, ma mi metto lì. Ascolto anch'io questo pezzo denso di significato. Muti. Vedrai che ti illumini. Devi prima avvicinare il microfono. Ho detto che poi ti illumini. Mamma mia. Signori e signori, il pezzo gelatina. La marchesa come cantante e la baronessina come pezzo d'antiquariato. No, il pezzo d'antiquariato. Che difficoltà. Wireless. Musica. Thank you.
Applaudite adesso. Oh, Baronessina, fai la cosa per cui sei nata e fai l'attaccapanni, dai. Oh, che bravo. Puoi anche andare in camerino, non ti trattengo lui, guarda, per una volta. Perché? Aspetta, un applauso per la Baronessina che se ne va. Grazie. Questo me lo porto via? Sarebbe carino. Grazie. Un gentiluomo che mi fa scendere. Un gentiluomo che la fa scendere. Abbiamo un gentiluomo sto giro. Gentilissimo, grazie. Mamma mia, siamo viziati. Il pezzo gelatina era pop porno? Sì. No, complimenti. Sì, sì. No, complimenti, bello, mi è piaciuto. Cos'era adesso di? Significato. Proprio. Ma nell'apparente leggerezza in realtà ha avuto. Lascia il segno. Sì, vabbè, ma è come la Baronessina che fa manovra con la macchina, nell'apparente leggerezza lascia il segno, però quello che arriva non è che è contento. Vabbè, perché tu non capisci. Sì, vabbè, invece guarda, ho capito. È meglio che vado. Sì, ok, sposto solo il microfono, guarda, vai, va, va. Un applauso per la mummia. Che tra l'altro è venuta a trovarmi a Torino qualche mese fa, no? E nello stesso periodo hanno aperto la visita alla Sacra Sindone. Non ho capito se ha lasciato un asciugamano suo, vabbè. Lasciamo stare. Io, cioè, veramente, mi scuso veramente per questo pezzo che mi ha lasciato un po' prendere la mano. Mi era giusto per mettere in imbarazzo la Marchesa, che ora voi non sapete, ma sarà in camerino a cercare i suoi occhiali. Sono qui, Marchesa! Io l'ho avvertita. Certo, mi sarei dovuto insospettire del fatto che fossero delle pervertite quelle due. Quando aprendo il loro browser internet ho notato che come motore di ricerca predefinito avevano YouPorn. Cioè non usano Google o Virgilio, loro usano YouPorn. Mi rendo conto che una vecchia regola di internet dice che se esiste c'è del porno su di esso. Tra l'altro rettificata poco dopo dal fatto che se non c'è ancora del porno tranquillo tra poco ci sarà e quindi effettivamente si può utilizzare YouPorn come motore di ricerca. Però mi sono incuriosito e ho detto vabbè, vediamo che tipo di ricerche fanno la Baronessina e la Marchesa. Dalla cronologia della Baronessina ho notato che è molto interessata all'Africa. Non credo alla cartina geopolitica. Tra l'altro mi spiego perché nei precedenti spettacoli ballasse il cobra non è un serpente e l'unico frutto dell'amore non è la banana. E a proposito di banana, invece l'altra, la vecchia, che è un po' la cuoca del gruppo, mi deve essere diventata vegetariana, perché tra le sue ricerche ho trovato dei gran piselli. E non intendo grandi quantitativi di ricerche di piselli, no, lei cercava aperte le virgolette, grandi piselli, chiuse le virgolette. Cosa trovasse per le sue ricette non lo so. Quello che è certo è che nella sua dieta manca clamorosamente la presenza di patata. Devo dire che è una persona moderna, noi l'accettiamo così. È moderna da secoli la Marchesa. L'accettiamo così come è venuta. Però non voglio fare il bacchettone perché poi magari a voi il numero è piaciuto, quindi chiedo gentilmente al pubblico di esprimersi. Vi è piaciuto il primo numero? Sì! Facciamo tutti assieme, vi è piaciuto il primo numero? Sì. Ma che manica di pervertiti! Mi fate schifo! D'altronde, ricerche sempre più recenti dimostrano che la pornografia vive. Aspetta. Vi è piaciuto il primo numero? Sì, grazie, faccio anche il pubblico. Ricerche recenti dimostrano che la pornografia fa parte della vita di tutti. Mi viene in aiuto, per i pochi bigotti che non ci credono, una piccola indagine statistica che voglio condurre su questo mini campione che abbiamo qui sotto all'Igera. Allora, posso supporre che tutti voi abbiate una televisione? Non vi chiedo il canone, giuro! Avete una TV? Sì! Hai registrato, Max? Poi prendi i nomi che mandiamo alla RAI. Seguiranno verifica. Detto questo, vi chiedo di rispondere a due mie domande velocissime.
con un applauso fondamentalmente, a seconda che la vostra risposta sia affermativa, applaudite, negativa, non applaudite. Quando ho fatto questo pezzo alla Baronessina gli ho dovuto spiegare 3 volte cosa intendevo, spero che voi siate un po' più svegli. Dimostrazione che la pornografia fa un po' parte della vita di tutti. Vi citerò 2 personaggi che recentemente sono stati in televisione. Vi prego, ora applauda il pubblico che conosce il viso o una parte del corpo, vi giuro mi sono dovuto segnare il nome, della signorina Giulia Provvedi. Giulia Provvedi, su per favore. Io in realtà immaginavo questa cosa, poi andremo avanti. Allora, applauda invece il pubblico che conosce il viso o una parte del corpo del signor Rocco Tano, più conosciuto come Rocco. E però abbiamo anche il coglione, c'è anche il... Applaudi, non vergognatevi, su. Allora, io... Pervertiti! Io vi ho citato 2 nomi di 2 personaggi che hanno partecipato entrambi all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. E la cosa curiosa è che Giulia Provvedi è quella che ha vinto l'Isola dei Famosi assieme alla sorella, che in arte formano le Donatella, Dio solo sa cosa fanno, perché io fino lì sono arrivato con Google e non con YouPorn come fanno le altre. E questo mi dimostra, tra l'altro vorrei, quelli che non hanno applaudito per Rocco Siffredi, dopo hanno vinto una serata con me, andiamo a casa vostra, controlliamo la cronologia di internet e poi vediamo se non lo conoscete, Rocco Siffredi, dai su, bigotti di sta cippa. Detto questo, io vorrei che la nostra serata fosse più elegante, più di stile, esattamente come l'avevano promessa. Io vorrei una serata, cioè per assurdo, bollata dalla Sacra Rota. Se io adesso telefonassi al gentilissimo Papa e gli dicessi Papa, Papa, che il dramma funziona con i papà di adesso, tu non sai cosa hanno fatto quelle 2 come numero di apertura in un pub di via Padova. Cosa mi direbbe? Beh, probabilmente mi direbbe tu non sai cosa fanno i miei preti sopra gli attici di Roma, ma questi sono altri discorsi. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, anche perché un po' di erba serve alla Marchesa per il suo rilassante naturale. Chi conosce la Marchesa sa, soprattutto la Guardia di Finanza, è una brutta storia. E comunque voglio appunto che sia uno spettacolo più di stile, più di classe, nonostante tra l'altro, di nuovo statisticamente, i paesi con più accesso al porno e con più interesse alla pornografia sono quelli dove vige più un regime dittatoriale o comunque c'è più una forte influenza religiosa. Fondamentalmente, se trovate un paese gemellato con lo Stato del Vaticano, state lontano dagli schermi del computer se non avete preso le vostre protezioni, spermicida, quello che volete. Detto questo, vorrei, ammesso che abbia sfruttato tutto questo tempo che le ho donato per cambiarsi, invitare la Baronessina di nuovo sul palco. Baronessina! Sì, eccomi! È pronta! Cioè, questo è un evento storico, non succede mai. Tutta d'oro la Baronessina, che bella, sei come un Ferrero Rocher, ti vorrei proprio scartare. Purtroppo, saluta il pubblico. Buonasera, e stiamo anche insegnando a contare, eh? Batti i piedi, 3 più 1, batto! Vabbè, ci lavoreremo per il secondo tempo. Dicevo al gentile pubblico che è pieno di persone... Dicevo al gentile pubblico che vorrei uno spettacolo più a norma papale, quindi se cortesemente... Presentatore? Alza la voce. La Marchesa non ha gli occhiali, sai che è ciecata, bisogna... Sì, ma me lo immagino che sia... Devi chiamarla e portare dagli gli occhiali, se no come fa? Si perde nel camerino. Ma poi non la ritroviamo più. Ma se la chiamo arriva? Secondo me sì. Ma tipo... Ma sei sorda però, secondo tipo me. Tipo il ritorno della mummia. Marchesa, sorgi! Marchesa! Guardatela! La mummia 4!
Mi scusi, le ho rubato gli occhiali in un momento di... Era il camerino. Eh no, infatti prima si stava, stava sbattendo contro si il muro. Si stava sbattendo! Volevo dire contro il muro. Sì, vabbè. Il muro è un nostro amico che sta in camerino. Salutiamo l'amico il muro. Dicevo... Sì. Allora, dicevo al gentile pubblico che ora ci... tu mi interterrai il pubblico con un numero casto, puro, non dico proprio Cristina D'Avena, non lo so. Fai tu qualcosa, io francamente mi sono rotto, me ne vado. Ma devo usare il microfono? O mi sentite così? Ma sì, non lo so. Cioè, mi sentite? Sì! Ah, ok, allora posso anche evitare il microfono? Sì, sì. Ok. Allora, il nostro caro presentatore vuole fare una cosa casta, ma io vi chiedo, ma il primo numero vi è piaciuto? Sì! Come l'avete trovato? Non era così scabroso? No, vero, era carino, hai visto? Bigotto! Dovete sapere che il nostro presentatore vuole fare tanto quello, vuole fare il più perfettino, il più precisino, il più così, e quindi mi ricorda tanto come le vecchie zie di una volta, vi ricordate? Negli anni 50, anni 60, che per le ragazze... Quando ero giovane la Marchesa! Ma no, scusa, la Marchesa è... Ma io la ricordo spettato! La gente ha pagato, basta! Allora, dicevo, queste ragazze agli anni 50 e 60 che volevano magari andare in vacanza e non potevano andarci perché, ah, scandalo! Una donna non poteva andare in giro da sola perché sennò altrimenti veniva dipinta molto molto male, insomma. E tu mi ricordi tanto... Prostituta! Che... Ma... Scherzato! Cosa mi dici? Pensa a te... Il numero! Il numero! Partiamo col numero. Musica. Il desiderio è
Vergine, forse in ascendente. Sì, aspetta ancora. Come sei bella. Le battute del secondo tempo. Allora, come sei bella, però. Vero che è uno schianto, ragazzi? Vero? Che bello. Chi è che ha detto? Ah, in realtà, durante le prove non lo sapevamo. Io non vedo niente. Che di nuovo. Un numero casto, un numero puro. Infatti era puro questo, andava bene. Senti libera di mettere in ordine nel frattempo. Ah, devo pure mettere in ordine. Ma sì, adesso tra poco arriva la vecchia e sai che lei è uccisa. Hai ragione. Ma dici che arriva il palco, non è che poi si perde. Intratti 2 secondi il pubblico qui, tanto voglio dire di bello è quello. Ma con tutto il rispetto per... Di 2 cagate mentre io metto in ordine. Ma scusa, ma dovevo mettere io in ordine? Ma... No? Ho visto casa tua. Lascia stare. Fatto, vieni tu. Vabbè, io ho visto casa tua. Sei tanto da meno. Guarda. Ma poi quanto cavolo ci volevi stare davvero? Vabbè, a tempo indeterminato. Uno ci prova, no? Non si può mai sapere. Posso solo dire una cosa al fidanzato di questo essere? Cornuto! Oh! Chiama la Marchesa mentre io canto. Allora, invitiamo sul palco la Marchesa. Mommy! Ci senti? Oh, eccola! Sempre così giovane e così bella. Se ci sai, fatti venire un colpo. Fatti un colpo, perché? Per cortesia, mentre la Mumi... Intratteni il pubblico, così lei mi aiuta a spostare questo. Sì, certo, ti aiuto. Siete noiosi, però, eh? Ma povero pubblico, no. Non ho detto niente. Aspetta. Vabbè, così. Che si veda a spalle di... presentami come Dio comanda. Ha ragione, la Mumi bisogna... Ma se, allora, hai collezionato praticamente tutti i peccati capitali come Dio comanda, per favore. Mi scusi, è la scaletta che non sa. Prego. Sono, ci mettiamo in ordine di stile perché. Sì? Sì, sì. Io metto me. Sì, ecco. Ci mettiamo in ordine di età. Sì, sì, aspetta. Sì, vai più là, là. Ancora. C'è un muratore! Anche un idraulico. Siete veramente. Cioè... ti presento, però durante le prove non c'era la roba da mettere a posto, che cavolo! Oh! Ma che è vero che è così sexy con quelle ciabatte? È l'ultimo urlo, eh? Sì, veramente. Ah, io le ciabatte, mi ricordavo le... Guardate che belle. Tra l'altro, voglio far notare a proposito di fiori che più mi avvicino loro, più se i fiori sentono il concime che hanno nella testa e aumentano di dimensione. Cosa vorresti dire? Ma gentilissima, si vede che è una donna di altri tempi. Ti presento! Questo ce l'ho, ti presento! Baronessina, un applauso per la baronessina a me, perché adesso arriva una fattissima. Ma non ti manca la sensazione di capelli sulla testa? No, da almeno 20 anni. Ma la barba capina, manteniamo la serietà. Ecco, sarà il caso. Che non posso fare tutto. Allora, al di là delle cretinerie che posso fare, e garantendovi che è l'ultima volta che mi vedete vestito così questa sera, giuro. Confermo. Sì. Sì, abbiamo un numero che ci piace molto, anche perché è stato creato interamente dalla Marchesa. Appoggio il microfono per fare la presentazione degna, perché mi sentite là in fondo? Provate a dire di no? Chi se ne frega? Allora, il numero che vado a presentare adesso, dicevo, un numero interamente realizzato dalla Marchesa, su musiche della Marchesa, su testi della Marchesa, coreografia della Marchesa, purtroppo, balletto della Marchesa... Che balletto? Ma che ne so, non ti ho mai visto. Praticamente, ha fatto tutto lei, perché è sola. Se c'è qualche amico che si vuole offrire per le serate. Ma no, cioè... E lui ha detto questo che è Marchesa, che... La cartellina no, di il titolo, va? Sì, signori, basta ridere, perché la Marchesa in un suo brano inedito, autoctono, non fate quel cavolo. Signori e signori, la Marchesa in resta ancora un po'. Ci vediamo dopo.
Trovino la loro realizzazione ad un certo punto. Io vado in camerino. Vai, vai. Non restare ancora un po', facciamola. No. Sì, però io non so se la fulminata è pronta. Fatemi un applauso per l'uscita della Marchesa. Grazie, grazie. I mezzucci che siano per prendere 2 secondi di tempo. Baronessina, luce dei miei occhi. Non ce la faccio a dire. Baronessa, se sei pronta. Arrivo. Arriva. Ciao, sono la baronessa. Adesso faccio un pezzo. Un applauso alla baronessa in entrata. Ma come sei rossa. Passione. Rosa. Passione. Non so, io mi speravo che avesse almeno 2 sinonimi. Dai, rosa. Passione.
di Cristo. Signore, prima che crocifiggano il presentatore. Ah, ok. Ti lascio a un pezzo ballato. Credo che hai tutto, no? Sì, non ti serve niente. Un buono psicologo, non lo so, un neurochirurgo. Non ho bisogno dello psicologo io. Sì, ha bisogno di un miracolo. Signori e signore, vi lascio con la baronessina in un Baciami di Marcella Bella. Salve. Così simpatico, così dolce. Tra l'altro, scegli sempre delle canzoni con questi testi
sentita annoia il sole, allora baciami. Quale cazzo è la protezione UV di un bacio? No, ditemelo. Ma è calore, passione, vedi che non capisci nulla. Perché tu sei rossa come? Come la passione. Ma di una qualsiasi cagata rossa, il ketchup. Rossa come? Il ketchup. Che esempio di merda. Cioè, voglio dire. Ma pensate che screanzato. Signori e signore, tra le buone notizie di questo numero c'è che è quello di chiudura del primo tempo, vero? Sì, il tempo di fumarvi una sigarettina, un drinkino e poi torniamo qui. Il drinkino non fumatelo che è scomodo, cercate di bere. Alcuni si accendono, per carità, ma problemi vostri. No, io non mi prendo responsabilità per quello che dice lei. 5 minuti e poi torniamo. 5-10 minuti, sentirete la nostra voce che vi chiama da lontano. La tua? No, quelle delle sirene di Ulisse. Io faremo qualcosa. Vi faremo. Quando vedrete i vostri amici rientrare, vuol dire che è ora di rientrare. Oppure di cambiare amicizia, scegliete voi. Ci vediamo dopo la pausa. Grazie, ora potete anche applaudire lei. Siamo lietissimi di vedervi che siete rientrati praticamente sì tutti. Io avrei scommesso che qualcuno rimanesse fuori e prendeva la strada e scappava, andava a vedere l'Expo, non so fin quando è aperto. Ma cosa dici? Certo che sono ritornati. Sono impazienti di rivederci ancora sul palco e di gustare la nostra arte, no? Sì, in effetti per artisti come voi questo è un momento d'oro per sfruttare le perversioni del pubblico. Le perversioni? Ma che cosa stai dicendo? Ma per caso? Quali perversioni? Ma non capisci mai niente. Senti, mi vuoi forse negare che qualche mese fa i cinema di tutto il mondo non fossero pieni di gente che si prendeva a gomitate per andare a vedere gente che all'interno del film si prendeva a gomitate in quella capolavoro di 50 sfumature di grigio? Se non sfruttate voi le perversioni sadomasochiste della gente, guarda, sul sadismo non lo so, ma se sono rientrati qui il masochismo ce l'hanno a palla. Che scemo che sei, che paragoni. Ma poi non so bene di cosa stai parlando, non ho mica visto il film io. E immagino che il libro tu non l'abbia letto. Ma per favore, non perdo mica tempo a queste simili sciocchezze. Ecco, mi sono pure incasinata. Scusa, mi fai dire troppe parole. Un premio all'ignoranza. Nel caso ci fossero avvocati della signorina Rowling, no? La Rowling è quella di Harry Potter, ma tanto questa è la James. Sì, finché fanno film questi sanno, della signorina James in sala. Tranquilli, non è che sta insultando le 150 sfumature, lei con simili sciocchezze intende proprio la lettura in generale. Che cretino che sei, io non riesco ancora a capire come facciamo a tenerti ancora insieme a noi. Ma tesoro, è evidente che se sono qui, oltre a loro un po' masochiste siete anche tu e la vecchia in la mummia. Masochiste? Ma per favore, cosa dici? Vabbè, la mummi però ogni tanto si venda. Ma credo più perché abbia paura di perdere i pezzi, non per le sue perversioni. Comunque dovrei chiederle, sì. Vabbè, comunque, io non ho mica queste. Non ho mica queste pulsazioni. Pulsazioni. A me piace essere servita in verità. Sì, vabbè, però è evidente che se io sono qui, masochista lo sarai pure tu. Un po', però. Se ma come fai a dire che io sono masochista? Fammi un esempio, fammi capire.
Hanno già riso loro, cioè per dire, hanno capito il quadro. Cioè, no, guarda, masochista io non lo sono proprio. No. Come non sei masochista? Ma mi fai capire che non capisco nulla? Ma se hanno già... Cosa fai? Ti taglio le battute, però. Se hanno già riso loro è evidente a tutti, anche quelli che non ti conoscono, farti capire qualcosa è sintomo evidente di masochismo. Quindi tu mi vuoi far capire che io non capisco nulla? No, aspetta, se io ti dicessi che tu non capissi, lo capiresti? Che cosa dovrei capire, su? Cioè, tu capiresti che non capisci? Che io capisco di capire che tu non capisci che non capisci? Capito? Che cazzo? Ma perché mi fai venire mal di testa tutte le volte? Oddio! Faccio questo effetto agli uomini, lo sai? Guarda, agli uomini, alle donne, ai bambini che fortunatamente non ci sono stasera, agli animali e credo che con quel tono di voce fantastico che hai metti in fuga anche i pipistrelli. Buonissimo! Anche i pipistrelli, non lo sapevo! Allora ho doppie chance con Bruce. Bruce? Bruce chi? Bruce, il multimilionario, non lo conosci? No, guarda, io non conosco nessun multimilionario, però mi fa stare che tu conosca un multimilionario. Tuttavia, risolvo subito la situazione. Signori, grazie per essere venuti, io vado a conoscere il multimilionario che c'è una ma no, aspetta, aspetta! Aspetta cosa? Ma mica vive a Milano, ho letto di lui dal parrucchiere. Vive in una città in America, piena di pazzi criminali. Ma per fortuna c'è un supereroe mascherato che veglia sugli innocenti e non indovinerai mai chi è. Primo, Bruce, si pronuncia Bruce. Comunque, ti diamo... Ma è italiana, no? C'è fuori. Bruce, Bruce. E comunque, uso le mie dote di paragnostro. Che cazzo uso parlare con te? Provo a indovinare. Il supereroe mascherato della città bla 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 non è nient'altro che il tuo amico Bruce, che di cognome fa Wayne. No. Ma sei scemo? Cosa dici? Zitto, che metti in pericolo il mio futuro fidanzato. Sì, ma brutta deficiente amante di fantaromanzi di appendice, il tuo futuro fidanzato è il protagonista di una notissima serie di fumetti e anche di diversi film. Ma cosa dici? Dal parrucchiere mica mettono questi giornaletti di fantasia privi di utilità. Che cazzo si dice? Non ho ancora detto niente. Cioè, lungi, se c'è un parrucchiere in sala, lungi da me dire che nel parrucchiere mettono riviste prive di qualsiasi utilità, tra l'altro datate 1980 di solito. Anzi, io... l'età della marchesa. Sì, 1980, avanti Cristo. Piacerebbe saperlo, c'è un'indagine in corso, vi faremo sapere. Lungi da me, anzi assolutamente, lo sappiamo tutto, tutti il rapporto culturale che danno riviste come... Zoccoletta 3000 e Sorriso e Coglioni, lo sanno tutti. Anzi, cercherò di surclassare il rapporto culturale, farò un esempio, qualcosa che puoi leggere in quei giornali, tipo... Il cloruro di sodio è normalissimo, sale la cucina. Nah. CL. Eh? No, dico, è nella CL. Fa schifo questo. Andiamo avanti. Ma è tornando a Bruce. No! No! Non ci torniamo, Bruce. Lasciamolo lì a divertirsi col Joker, che a me di pazzi bastano quelli veri sul palco. Guarda, basti proprio tu. E io ti dirò che lo conquisterò. E andrò a vivere per sempre con lui. Ci volete venire a lavorare? È finto, Bruce! È finto! Non esiste! Tu parli così perché sei invidioso. Lui è bello come un divo del cinema. È intelligente come uno scienziato e guida auto e moto favolose. Un meccanico lavoro. Sì, no, giusto. Nella finzione... Sì, cinema, film, Tim Burton, non so che diavolo ha girato i prossimi, Superman vs Batman, lasciamo stare. Che tu oltre a Barbie regina di sta cipro non arrivi. Diciamo, nella finzione effettivamente è sia uno scienziato, studioso, sia un divo di Hollywood. Divo di Hollywood, certo. Sia un meccanico. Però obiettivamente non riusciresti a conquistare tre singole persone che rappresentano queste caratteristiche. Figurati una che è l'unione di queste persone, guarda, cioè,
Pensaci. Provaci. Spiritoso. Certo proprio che non capisci. Eppure le sue perfezioni non mi colpiscono poi molto. Io sarei in grado di conquistare sia il suo lato scientifico, il suo lato dativo e il suo lato meccanico. No, Derbrus. You don't impress me much. Music. No, comunque... È sexy?
Bravo. Tesori. Poi mi tratti male? Sì, per favore. Ecco. Che adesso c'è. Dovresti ringraziarmi? Li ho comprati, sono della Ray-Ban, quelli che trovi nei mercatini, quelli... Io di solito li trovo nei giornalini della Barbie. Sì, certo. Sai che esce ogni settimana? Certo. C'è tutta la collezione in testa, vai. Sì, certo. E quelli che sono con le figure, quelli che devi colorare gli spazi. E no, c'è il regalino dentro. Fai qualcosa, tocchi. Ma non sono da donna, sono da uomo, scusa, non è questa roba qui. Io dico... Il nero è una felice introduzione di... Questo numero non è mai stato provato completamente. Il nero l'abbiamo aggiunto oggi. Bella idea, mi piace, è bello. Vero, sono quasi un sì, certo. Perché io non so quanto tempo ci metterò. Signori e signori, l'auto è vecchia ma farà ancora tanti chilometri. Chi si offre? Su, qualcuno tra il pubblico che si offre. Avanti, signori e signori, per la Marchesa. Avanti, che cosa stai... Ma cosa stai facendo? Che ci fai tu? Cosa fai tu qui? Cioè, lo sanno tutti in uno dei miei notori slanci di bontà, stavo cercando un compagno a quella cosa che era Marchesa. Che carino che sei, ma che bravo. Altrimenti di questo passo il prossimo uomo che la toccherà sarà il becchino. Ma onesta! Ma l'acido sul palco, sono io che... Cosa stai dicendo? Ma io ripeto i copioni che scrivi tu, li ripeto... Ma non ti dice che è scritta! Fingiamo che sia tutto una tourelle, idiota! Che devi subito, scusa! Ma non ci pensi! Sgrazzato! E adesso non mi giro più finché non mi chiederai scusa! Ma te... Apro una parentesi. Questo non c'era nel copione, veramente. Quando scrivo i copioni per questo genio qua, mi rendo sempre conto che lui, tutto quello che scrive, lui, lei, scrivete voi, lo prende alla lettera, cioè veramente, io potrei tranquillamente andarvene, fare il numero della Marchesa, e lui mi rimarrebbe qui. Purtroppo mi sono anche informato, dato che ha un cervello di gallina, rientrerebbe nell'abbandono degli animali, che è punibile con la prigione, e io di finire dentro per uno che è totalmente fuori, non ci penso nemmeno, quindi... Aspettando un po' di tempo, tanto qui non si muove. È ciao! È tutto più sicuro, aspetta sei alto! Pizzi! Cretino! Com'era la battuta? Non ti fanno più, Ah sì! Fa schifo sul diavolo! Ma no! Baronessi! Che cazzo ti dico? Baronessina, no! Facciamo pace e pacina paciotta, non essere arrabbiata con me, ti prego! Ah, ci voleva così tanto! Sì! Che bello, adesso siamo tornati amici e amicinissimi e nessuno ci separerà mai! E poi non dite che non sono l'uomo più fortunato della terra, preferivo il nero, porca! E per celebrare la mia contentezza vi dedicherò il mio prossimo numero. Ti giuro, non sono conosciuto che numero c'è adesso. Come che numero c'è? Lolita, lo dedico a te e alla babiona. No! Sì, no. Magari vi porterà anche fortuna, fate una bella coppia voi due. Ma parentesi, per chi di voi non lo sapesse, Lolita, di cui potete anche trovare un film, comunque il testo della canzone parla di questa giovane ragazza e fanciulla che suppongo nel suo piccolo cervello dovrei essere io, che fa innamorare di sé un vecchio cadente professore di Oxford, ed è inutile dire in questo paragone chi ci ricade. E quindi secondo te io e la Marchesa ci dedichi questa canzone e... Certo, vi porterà bene, no? Io non lo so, vi faccio una dedica speciale e tu mi tratti in questo modo. Mi sento talmente lusingato e fortunato che quando finirà il tuo numero, dato che non ho idea di cosa diavolo ci sia dopo, tornerò sul palco che avrei i sogni, i tuoi desideri, Cenerentola, felicità, la zucca vuota. No, la scarpetta di cristallo. Sì, certo. Ti dirò di più, anzi, visto che non vedo l'ora di sentire questa dedica, la vado a sentire comodamente seduto sul mio divano con un bel bicchiere di vino. Ah, quello è il camerino? No, quello a Torino, ciao, proprio me ne vado. Che ciao, scelta, vorrei che proprio vada. Vai. Musica. Thank you.
brava la baronessina, quando c'è da interpretare una zoppa, una ragazzina... Io sono una baronessa! Lei è sempre la meglio. Cos'altro dire? Non so, ti inviterei ad andarti a cambiare il più veloce possibile, perché adesso arriva la parte dello spettacolo che io amo di più in assoluto. Ok. Sei sempre un gentiluomo che mi aiuta a scendere. Che non sia il vegano! Voglio un altro gentiluomo, per Dio! Aspetta, guarda, come l'altra volta. Applausi! Un gentiluomo che non sia vegano. Sempre lo stronzo del fotografo che pensa sempre di essere vegano. Un applauso a Marco che si prende. Signore, dicevo, adesso arriva un numero dello show che io adoro, perché questa parte è nata casualmente in uno dei nostri primi spettacoli. Mi è stato detto, ah, vai, intrattieni il pubblico 2 minuti e noi torniamo subito. Sono stati 15 minuti più imbarazzanti della mia vita, non sapevo che cacchio dire. E da tradizione io non mi preparo, cioè io non so che c'è questa parte in cui loro si devono cambiare fondamentalmente il tuo cazzo, cioè avete visto, non è che hanno degli abiti ottocenteschi, hanno un cavolo di roba che si trova dal cinese qua davanti, voglio dire, quanto ci mette lei signora di usare una cosa del genere? Dica. 10 minuti. Allora venga qui 5 minuti a trattenere il pubblico, non capire chi sono. Cioè, oggi però veramente c'ho tantissime... durante la pausa pranzo ho dato un'occhiata alle notizie, devo dire che sono successe tante cose con cui intrattenervi. Non lo so, Salvini invaso da gattini sulla pagina di Facebook ieri. Lo sapete quanti gatti padani sono stati usati per la pagina di Facebook di Salvini? 0, nulla, ho spaccato. Tutti i gatti persiani che tengono sulle serrande per i rom che entrano e rubano. Guardo troppo Crozza io. Altra notizia interessante. Qualcuno ha Skype. Tanto prima vi mando il canale di Sky, poi della Rai, poi quello di Sky. Qualcuno a Sky ha visto. Che cazzo è? Non mi ricordo come si chiama. Italians Got Talent. Qualcuno sa cosa è successo Italians Got Talent? I numeri che hanno fatto? Non lo so neanch'io, perché a quanto pare in Italia Got Talent ieri due ragazzi francesi hanno fatto la promessa di matrimonio. Ora il web si è spaccato, deve far vedere in TV due ragazzi che si sposano, gli altri, ah no, è bello, finalmente anche in Italia si apre. Io ovviamente sono tra quelli scandalizzati, perché mi fa schifo che Italia's Got Talent ci siano due francesi. Lo sapete voi quanti ballerini italiani ci sono a Italia's Got Talent che non vanno e non si possono sposare, eh? Lo sapete. Basta imitare Salvini, che non sono capace. Detto ciò, dato che non so quanto tempo sto parlando, perché io vi giuro questa cosa non è preparata, datemi un argomento di attualità, parlo di quello, non lo so. Guarda che quelli che si mettono in prima fila sperando che non succeda questa cosa, mi dia un argomento di attualità. Se dice Expo la colpisco con la cartellina. Expo. L'Expo è bellissimo, è brutto, non volevo farlo, però l'Expo è un emblema. Io mi chiedo, no, è bellissimo l'Expo soprattutto perché per avere una multicultura bisogna andare fino a Rofiera, cioè voglio dire in via Padova ci sono cinesi, giapponesi, romeni, africani e tutto, però se volete pagare 30 euro di ingresso all'Expo, che per carità sta facendo anche bene alle casse di Milano, lo so che comunque c'è un'economia tutta attorno, andateci pure. Non so che cosa dire dell'Expo, non posso parlare, cioè, mi denunciano, ma lei è pazza, ma venga a parlare dell'Expo, lei è stata porca puttana, lei è stata all'Expo? Non ci andrai mai. Questa è una dei soliti gufi che dice sempre Renzi, lascia stare. Non guardare all'Expo come, non lo so imitare Renzi, basta, non so fare Salvini, non faccio neanche Renzi, mi dicono che so fare Grillo, è una cosa. Non vi prego, quanto mai, non so cosa dire. Sono stato contento di venire qui a Milano perché io arrivo da Torino, perché finalmente ho visto il Ligera, si è tutto migliorato, ma finalmente ho trovato la cosa che sogno da sempre quando faccio questi spettacoli,
un cazzo di bagno in camerino. Cioè, io arrivo da Torino dopo 8 ore di lavoro e generalmente arrivo nei locali e fa il bagno è rotto, è invaso da acqua putrescente, non l'abbiamo mai avuto, cosa diavolo è un bagno? Oggi arrivo sconsolato, dico il bagno è sopra, no, qui a Ligera c'è, porca puttana, venite a Ligera tutti quanti, dategli dei soldi, chi non ha ancora bevuto stasera? Minchia, tutti ubriaconi, bravi, che così ci chiamano anche per il prossimo giro, bravi, fatevi anche un secondo giro, su. E non lo so, ma porca puttana, ma devo veramente venire a dire, la lascio stare, è contenta che la lascio stare? Sì. Come si chiama? Sabrina. Anni? Sul numero della Marchesa. Troppi. Vediamo fin dove arriva il figlio. Oh no, mi spiace. Andiamo dal signore, come si chiama? Marco. Un argomento di attualità? Vegan. Ragazzi, allora, scherzi a parte, io mangio anche vegano e adoro i vegani perché mi sogno sempre una tragedia aerea in cui ci siano tutti gli altri passeggeri vegani e io sarò l'unico sopravvissuto, obiettivamente, perché c'è il pilota che è morto, cercati l'erbetta sull'Himalaya, io mi mangio il pilota, fanculo. Ma i vegani io li adoro, perché i vegani puoi dire tutto, poi io ho un gatto, un cane, due sorelle che sono ancora peggio di tutti gli altri animali messi assieme, io adoro gli animali, i vegani, non credo il signore, poi devi trattare tutti gli animali bene, ma gli umani li possono anche schiacciare, perché veramente... io una volta ho avuto una cintura di cuoio, bastardo, tu dovrai soffrire, usa solo il cuoio vegano, che cazzo è il cuoio vegano, non lo so. C'è un conglomerato di tofu, non lo so, no, non voglio prendere in giro una cultura che non conosco, per carità. Io vi invito tra l'altro a mangiare vegetariano e vegano, perché da carnivoro quale sono, io l'ho provato ed è un'ottima cucina, un'ottima alternativa, e se la vostra coscienza, che poi mi fa dire queste cose di un banale che mi... Riparliamo dell'Expo e del Mose, qualcuno che vuole parlare del Mose, non lo so, tanto ormai fioccheranno querele domani, voglio dire. Baronessina, Marchesa, abbiamo un avvocato, siete pronte? Auguri! Pronte! Non ci serve l'avvocato! Oh, mea culpa, avevo ancora il primo tempo tra le mani e non capivo. Siete pronti per la tangenziale? Voglio dire, no, scusate, elegantissime, bellissime, mi vesterei anch'io così, ma c'ho ancora quel briciolo di vita. Perché ce l'hai? No, chiuso la pagina. Siete pronte? Certo. Allora, vi spiego questo numero. Fondamentalmente questo numero è divertente, perché ogni volta, il numero finale, lei fa dei passi che cambia ogni volta. Quest'essere... che poveraccio ha visto tutte le guerre dalle puniche in poi, cerca di imitarlo e ne viene fuori una cosa imbarazzante che però piace. E quindi, senza ulteriori indugi, vi andrei a presentare il numero finale, che con molta fantasia si chiama Final. Finali direttamente da... Priscilla, la regina del deserto. Love stare.
Se chiede il bix sto cazzo. Ciao Marchesa, ti ricordi quando eravamo già? Allora, almeno alla fine della serata la finisci. Ah, cosa mi tocca sopportare? Sì, facciamola finita! È sempre così durante le prove, in qualsiasi situazione. Non è che recita, è proprio così. Tra l'altro chi ha pagato l'ingresso con la lista vince la pulizia del locale. Poi va. Ma perché? Ma chi è che ha sparato? Io? Ma puliscono gli altri, perché io... Allora, siamo alla fine dello spettacolo. La baronessina sa dire che il rosso è rosso come... Passioni. Evviva. Ringraziamenti d'obbligo. Sì. Ringraziamo chi ha stampato gli euro che ci avete dato. Un grazie particolare alla zecca di Stato. No, è la BCE. Ringrazio lì. Minchia, c'è la BCE. Mi correi, ma vieni qui! Chi è? Non ci arrivo più, porca puttana, se la vado lì. Non si dicono queste cose. Comportati bene, ti paghiamo 3 euro, ti ricordo. Oh, buon ferbacco, il gentile avventore mi ha corretto. Potrebbe cortesemente venire a spiegarci come funziona? Il DJ sta comunicando, ha una famiglia, vuole andare a casa, non lo so. No, noi saremo qui altri 30 minuti con un monologo non preparato. Per i ringraziamenti passo il microfono alla logorroica del gruppo. Io. Va bene, no, ringraziamo Ligera innanzitutto. Ringraziamo Carmo e Voltaggio per il trucco della baronessina. Ringraziamo Leila per le fotografie per il mio trucco. Ringraziamo Coco Max per le riprese, per tutto il sostegno e l'aiuto che ci ha dato. Ringraziamo Giampaolo per l'aiuto che ci dà tutte le volte una stella. E ringraziamo voi per essere venuti. Potete continuare a seguirci, abbiamo un blog www.lamarchesa13.blogspot.com dove troverete fotografia, racconti, video, radio, abbiamo anche un canale YouTube, La Marchesa 13, e trovate anche una serie di telefilm carina e basta. Buona serata. Oh, grazie. Ringraziamo anche l'anziana signora che non si era ancora portata via e la neuro che non si era ancora portata via, nonostante io ci trova tutte le volte. E vuoi dire qualcosa anche tu? Una frase a senso compiuto. Soggetto, verbo, predicato, verbale. Cosa? Ringrazio tutti di essere venuti, grazie ancora, un bacione grande grande. Grazie. Saluti! Saluti. Alla prossima, ne? Arrivederci della Marchesa e della Baronessina! Ciao ragazzi, qui parla il vostro Revendo Italia. Come state? Spero che la passiate bene. Il video di quest'oggi è alquanto particolare e riguarda il nostro mito.